Dai ergastolo, ragazzo. Dai ergastolo, ragazzuoli. Dai ergastolo. Dai ergastolo. L'intervento di Perotti. Da ergastolo. Roba che può far veramente danni seri al giocatore avversario. Veramente danni seri. E i danni seri poi li fa anche alla stessa Roma. Perché giustamente, sai. Ti buttano fuori un giocatore, stai già perdendo e... La Roma è irriconoscibile. La Roma, ma più che irriconoscibile, attenzione, è troppo incostante. Cioè, io vedo anche la Roma, lo so, mamma mia, sta sedia, non mi posso alzare perché sotto sono in mutande, ve lo giuro, scusate, non, sotto sono in mutande perché... Un caldo atroce, non posso levare sedia perché sennò si vede. Ma stavo dicendo incostante, in che senso? Va bene che contro il Milan, sai, alle 17 e un quarto partite, adesso ci andrà a giocare l'Inter a quell'ora e voglio vedere che succede perché ritmi, il caldo, può succedere di tutto, però è vero. Ma primi 20 minuti fatti bene della Roma col Milan, poi si è spenta. Zero. Zero, anche qui alterna cose buone, magari qualche giocata tra un Der, 50.000 tiri di Perez, qualcosa quella, poi si spegne, si spegne, si spegne. La Roma da gennaio in poi, si è proprio arenata, si è proprio arenata, arenata. Oggi con l'Udinese in casa, ormai in casa virtualmente, però... Ragazzi, l'Udinese si è salvata con questa vittoria. L'Udinese si è salvata, parliamo anche dell'Udinese dopo, ma fatemi dire che, ripeto, Perotti non può fare una roba del genere e la stessa Roma non può essere così svagata. Secondo me è mancanza anche di personalità in molti giocatori, credo che sia soprattutto questo, altrimenti non mi spiego. Ma prendiamo il gol subito. Lasagna parte quasi dalla propria area, non dico dalla propria area, ma dalla propria tre quarti e arriva in porta. Fa 40, no, che dico 40? Fa 50-60 metri, palla al piede con Fazio che sta lì a rincorrerlo in mezzo al campo e non lo prende mai. Cioè, avete visto o no? Poi vabbè, De Paul tira, si trova l'assist e la butta dentro Lasagna. Un Udinese che tecnicamente, se vogliamo, lascia anche un po' a desiderare, ma come corsa prendi lo stesso De Paul, ecco, ha fatto alternato delle cose oscene, tipo lo stesso assist, oppure nel secondo tempo quando a tu per tu non stoppa bene la palla e si ritrova 1-1 contro il portiere. Ha cose però di grande spessore, come delle accelerazioni pazzesche, il gol fatto, il secondo gol fatto, si parte con Fofana, se non sbaglio, che va a 1000 all'ora, passaggio, cambio di gioco, De Paul che va a 1000 all'ora, palla in mezzo, gol. Cioè alterna delle giocate da un punto di vista del gas, mica male, mica male. Però ripeto, la Roma, non so, la Roma da ergastolo, perché se fossi un tifoso della Roma... Mamma mia, non so come potrei reagire. Una squadra che, boh, che vuoi dire? Che vuoi dire? Non so. Poi Kalinic, quando non gioca Dzeko, possiamo dire che sbaglia gol, tutto quello che vuoi, le solite stronzate che poi... Ma Kalinic non sembra un giocatore di calcio. Kalinic non sembra un giocatore di calcio. Io non lo so, non so come aveva fatto tutti quei gol alla Fiorentina pure, vi ricordate? Non lo so, ci sono degli elementi, ripeto, che sono un pochettino imbarazzanti. Boh, comunque c'è un problema anche, ripeto, c'è un problema anche soprattutto di personalità, perché altrimenti non fai una prima stagione comunque ottima ad una seconda che è veramente imbarazzante, quasi sotto tutti i punti di vista, quindi io credo che ci sia una questione di, ripeto,
questione di personalità. Alcuni giocatori sbagliano cose elementari. Abbiamo visto Diawara in passato fare robe da paura. Lo stesso passaggio, che forse se non sbaglio, nella finale di partita, vede il passaggio di Villar, forse era in profondità per Kolarov, che cioè gli dà una pallaccia. Vedi degli errori che non possono essere soltanto errori tecnici, perché sarebbero troppo gravi come errori tecnici, sono anche errori psicologici. Ci sono errori psicologici. Come la stessa espulsione di Perotti, alla fine è anche quello: frustrazione, 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 che non è giustificabile, che non è giustificabile, ma ci perdi la partita. Vabbè, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.